ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi prenderemo in considerazione il Minecraft, uno dei miei giochi preferiti che ho comprato sul marketplace di Xbox, della Xbox ovviamente. Volevo farvi vedere uno dei miei mondi, che è uno dei più semplici, classici che abbia mai fatto, che ho creato da poco, diciamo un mesetto, e che ho abbellito in questo modo. Quindi andiamo a vedercelo un po'. Ovviamente io le cuffie me le tengo qui, perché tanto più o meno le musichette le sento anche qui volentieri. Quindi andiamo su sopravvivenza. Qui carica, ok. Allora, colleghe controlle, ok. Perfetto. Allora, vediamo un pochettino. Faccio vedere velocemente il mondo, perché è una cosa molto simpatica, bellina, guardate. Allora, partiamo da qui. Partiamo dal mio castello. Come potete vederlo, il castello è qui. Questo è il castello. Ovviamente qui sono le case da provare. Vabbè, non so perché ci sia scritto a provare. Comunque sia, qui questo è il castello, questo è l'interno, il primo piano. Ovviamente qui c'è la levetta per abbassare il ponte, vedete? Il ponte è alzato, il ponte non c'è più. Ecco fatto. Ovviamente questo per non far entrare i mostri, i mob dentro il castello. Dopodiché possiamo salire al secondo piano. Nel secondo piano ci dovrebbe essere il vuoto. No, scherzo, in realtà c'è il laboratorio per poter fare le pozioni. Il tavolo per incantesimi, per incantare le armature, le spade, le pale, le asce, il piccone, qualsiasi tipo di strumento. Questa è la mia camera nel castello, ovviamente. Questa è la mia camera nel castello, molto piccolina, vedete? E qui c'è la mia vasca di idromassaggio con tutti i miei quadri, ovviamente. Dopodiché, e ovviamente nelle casse ci ho messo un po' di cibo, poi sono ormai delle pozioni, delle uova e quello che trovo in miniera. Comunque sì, andiamo avanti, vediamo un pochettino. Quell'altra parte, dall'altra parte c'è la stanza del viceré, solo che è inutilizzata perché non l'ho ancora scelto. Poi, ovviamente, possiamo andare in qualsiasi torre, vedete? In qualsiasi torre sale in questo modo. Nel secondo piano, quello ovviamente all'aperto, possiamo trovare questa, che sarebbe l'arena di gioco, dove ci sono i combattimenti corpo a corpo, corazze, armi. Vedete? Allora, saliamo qui su, vi faccio vedere un pochettino come l'arena dentro. Eccola qui, vedete? L'arena è composta principalmente da un paio di fiumi di lava e poi ovviamente le caselle vuote dove possono cadere gli avversari o i pezzi di vetro, anche da lì si può cadere. Quindi, dopodiché ovviamente, continuando a salire in una delle torri, vedete, ancora più su, ci sono le torri stesse, che sono queste. Nelle torri possiamo trovare le stesse, non ricordo mai, ci dovrebbe essere del cibo, in una di queste, quello qui, il cibo. E questo spara palle di fuoco, vedete? Vedete? Guardate? Non spara? Non spara più palle di fuoco, ragazzi. Ah, eccola. Vedete, ragazzi, le palle di fuoco. Ok, no, questo è il castello, principalmente è fatto così. Dopodiché, rimettiamoci all'entrata principale, vedete, ho abbassato il ponte. No, mi ha anche elaborato quello in codo, mi ricordo, casse del popolo. Ovviamente qui la roba che trovo nelle caverne la lascio alle persone, a quelli che vengono nel mio mondo. Comunque sì, andiamo avanti. Questi potete vederli, sicuramente li avrete già visti in qualche altro video di Minecraft. Sono una specie di cassonetti dove potete mettere la roba, vedete? E la butta fuori subito. Ve la faccio vedere subito con un pochettino di legno, guardate. Allora, buttiamo un pochettino di legna qui. Ok. Cliccate questo pulsante e ve la butta, vedete? Ve la butta nella lava. E così potete eliminare le cose che non vi servono, che sono inutili. Dopodiché qui potete vedere un pochettino di case, vedete, io le arredo molto semplicemente, sono facili da arredare. Comunque sì, qui possiamo andare ovviamente sotto, non so perché manchi un pezzo di legno. Sotto potete trovare una stanza, ad esempio questa l'ho fatta io giusto per dare, io faccio le case anche per il po', per le persone che vengono, e quindi le costruisco, mi diverte molto. Questa è una delle case, ad esempio quest'altra che ho fatto, è un'altra casa che ovviamente
mio amico si è fatto la stanza degli incantesimi, e io ho lasciato questo, che ovviamente è il punto dove si può andare a scavare in miniera. Dopodiché abbiamo anche, sicuramente se non ricordo male, si dovrebbe essere fatto anche la coltivazione. Infatti vedete, c'è la coltivazione, sali, cazzo, ok. E niente, quindi tutte le case sono principalmente così. Ovviamente c'è anche la torre, vedete, c'è la torre qui, è una specie di osservatorio. Io salgo velocemente perché ho i superpoteri. Saliamo e vediamo che qui la torre di cioè per osservare un po' tutto il mondo, vedete. Niente, quindi scendiamo velocemente, vi faccio vedere perché non voglio dilungarmi troppo, voglio far vedere l'abitazione e tutto. Qua rimangono le prime costruzioni del, ovviamente, di quei paeselli dove sono presenti i villagers, come volete chiamarli. Queste sono le mie costruzioni, varie costruzioni ci sono di case. Qui c'è il portale dell'End, come si chiama, non mi ricordo ora, che è già attivo, lo vedete ragazzi. E scendi, cazzo. No, cosa ci fa una pecora? Cosa ci fai, pecora? Muori! Fuori! Minza, anche tu, cane! Anche tu, fuori dai coglioni! Quindi... tranquillo! Perché attacchi, stronzo? Quindi, anche qui c'è il portale dell'End, ovviamente l'ho attivato, l'ho lasciato lì. Qua c'è un pozzo di lava, giusto per se qualcuno ci vuole cadere. Qua ci sono altre costruzioni di case, che ho fatto anch'io sempre, e che ovviamente lascio a quelli che vogliono viverci dentro, cioè lascio per le persone che devono venire a viverci. Poi qui ho costruito la chiesa, come potete vedere ragazzi. Anche qui ci ho messo un bel po' di lavoro, cioè ci ho messo un bel po' di tempo per farlo. La faccio vedere subito. Vedete, qui ci sono tutto, si arriva all'altare. Ecco l'altare, e qui ci sediamo ovviamente, vedete. Ok, ecco, tanto per mettere i puntini, andiamo avanti. Se non sbaglio dovrebbe esserci, qua c'è l'acqua santa. Bellino l'acqua santa. Andiamo avanti. Qua, se non ricordo male, io salgo veloce perché non ho voglia di farvi aspettare, non voglio annoiarvi. Anche se questo video ovviamente sarà noioso perché vi sto facendo solo vedere il mio mondo. Questi sono vari portali dell'End, per andare nel sottomondo. Chi vuole farsi un salto va lì, ci sono i riti satanici. Dopodiché abbiamo, quindi questo è il, abbiamo ovviamente le statue. Io ne ho fatte solo tre ragazzi, non avevo molta, cioè sono impegnative, non vi dico per quella per l'Enderman. Questa è la statua del Creeper, ovviamente vi faccio vedere come è fatta dentro, che ve la devo far vedere. Dai, oh, no cazzo, non volevo rompere la dinamite. E ovviamente tutto il Creeper è riempito di dinamite, di TNT. Chiudiamolo. Cosa ci fai tu in giro? Ma che hai scattato il coprifuoco? Muori! Muori! Ok, qui c'è la statua dell'Enderman. Vedete? Molto difficile anche questa da fare, ve lo giuro, un casino. Però guardate che bellina, simpaticissima. E poi qui abbiamo la statua dello scheletro, in cui che devo fargli ancora all'arco, ovviamente, mi manca. Poi, se non ricordo male, qui ci dovrebbe essere... Ah, qui c'è il piano, qui c'è il nightclub, scusate. Ovviamente i villagers come ballerine. Ovviamente, ve lo faccio vedere anche dentro velocemente. Qui c'è il bar, qui c'è il proprio locale notturno sotterraneo, vedete, con le luci soffuse, eccetera. La pista e le varie ballerine qui dentro. Poi andiamo fuori, ecco qui. Vediamo. Se non ricordo male, qui ci dovrebbe essere un palazzone. Vedete, sono tutte le stanze uguali, piccole, sono tipo 7 cubetti per 3 o 4, quello che cavolo è. E qui chi si vuole uccidere, ovviamente, per la vita che non gli piace, può fare un bel saltone da qui e centrare quel forellino di acqua. Ovviamente io ho anche recintato tutto il mio, diciamo, l'impero, per modo di dire, perché ovviamente devo farlo proprio, deve essere proprio uguale come volevo, cioè, non uguale. E lo volevo versione castello, con tutte le sue, con tutte le mura che lo proteggevano, quelle che lo proteggono. Quindi, ovviamente le porte scorrevoli, questa è un'altra villetta, cioè due case, sono una a sinistra e una a destra. Poi ovviamente ho fatto anche la casa nell'acqua,
c'è sotto l'acqua, eccola qui, si passa da qui, vedete? Ovviamente tutto in oro per non essere, per non farsi notare troppo, ovviamente vedete qui, sono due letti, un pochettino di forni, un tavolo da lavoro, ovviamente qui si vuole fare la doccia, si può fare la doccia, vedete? Ci si fa la doccia. E poi andiamo qui giù. Dai, corri, cazzo, 30 anni. Ovviamente qui ho fatto il parco dei principi, come potete vedere, e ci sono un po', c'è un po' di tutto, ci sono alberi di ogni genere, i funghi, funghetti, ovviamente alberi che non cresceranno mai, gente che mi rompe i funghi, cazzo, è nervoso, e niente. E qui c'è l'altra parte del diciamo la cittadina del sud, non mi ricordo come sia, dove c'è la sabbia. E quindi questa è più o meno è stata lasciata come era in origine, con i campi e un pochettino le case, magari ne ho messe un pochettino di più qui, vedete. E poi non vi ho fatto vedere la parte più figa, che ovviamente ho lasciato per ultimo, questo, il mio, diciamo, le case in aria, sospese in aria. Questa è una casa di un mio amico, di altri miei amici. Questa è la mia casa volante, ovviamente, eccola qui. Questa qua molto semplice, diciamo, l'ho usata con la pietra del, mi ricordo, quella pietra rossa che si trova nel sottomondo, che hanno messo nel penultimo aggiornamento. Comunque sia, questa è una tavola per poter mangiare tutti insieme, la torta, il dolce, c'è la carne da fare ovviamente qui, la piscina ovviamente tutta ricoperta in oro, il giardino dove metto le mucche, le mie mucchette, un bel tuffo, ragazzi, olè. 30 anni per uscire dall'acqua, vabbè. Entriamo in casa, questa è la cucina, diciamo, molto semplice. Dopodiché ho il tavolo per poter incantare tutti i miei oggetti e il mio letto, ovviamente variegato con l'oro, eccetera. E qui il balconcino per affacciarsi. Ovviamente non vi faccio vedere le altre case, anzi ve le faccio vedere più che altro esternamente, solo fuori. Questa è una casa in ferro, casa in mattoni, molto grandi come casa ovviamente, io le faccio belle grandi. Come potete vedere, guardate, primo piano, piano terra e secondo piano. Molto grande come casa, ci possono stare un paio di persone per fare un festino. Casa ovviamente in lapislazzulo, molto figa, però forse un po' troppo blu. Infatti penso di cambiare qualcosa. E infine la casa in diamante. Anche questa molto bella, con le luci, con la pietra luce, come cazzo si chiama, non mi ricordo. Fatemi vedere, e ovviamente non posso vederlo. Fate vedere, si può vedere. Pietra brillante, con stanza da letto, un po' piccolina, ma vabbè. E niente. Allora, e queste sono le varie stanze. Queste sono le varie case. Ovviamente io continuerò a costruire. Vedete che questi li ho messi un po' da ogni parte. Qui continuerò a costruire, vedete, passiamo qui sotto. Volevo fare un collegamento dalla città del nord a quella del sud e metterle qui. E mettere, cioè unificarle ovviamente. Mi stavo scordando la cosa più bella. Questo è il, non mi ricordo come si chiama, un buco dove ovviamente butto la gente. Quando faccio, venite a guardare, si mettono così a guardare e io pam e li faccio cadere sotto. E ovviamente qui si può vivere, vedete, col letto, ci sono le spade, ovviamente se qualcuno se ne butta più di uno si picchiano tra di loro. E qui ho portato anche, qui c'è anche il fiumiciatolo, diciamo. Vediamo un pochino. E questo è per togliere ovviamente l'acqua, vedete? Per togliere l'acqua. Comunque sia, ragazzi, questo è il mio mondo, questo è uno dei miei mondi, uno dei mondi che ho fatto per ultimo, anzi forse è l'ultimo che ho fatto, uno dei più belli. Ci ho messo un po' di tempo a farlo, veramente difficile, molto lunga come, cioè come lavoro per la costruzione di tutto quello che ho fatto qui. Vedete le case un po' ancora piccoline, eccetera. Comunque sia, da Cure 93 è tutto. Ci vediamo alla prossima. Se vi piace questo, se volete vedere un altro paio dei miei mondi, chiedetemelo pure, commentate, mettete mi piace se il video l'avete apprezzato. Ci vediamo alla prossima. Allora, ciao raga.